Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Il caso di cui tratteremo oggi è un caso di cronaca nera che vedrà il colpevole non essere una persona giapponese, ma è una persona straniera. Per la precisione è un cittadino peruviano di nome Byron Jonathan Nakada Yudenya. In questo video lo chiameremo Byron per comodità. Allora, questo è un caso che ho seguito in TV quando è successo, perché io già mi trovavo in Giappone. Infatti questo caso è avvenuto nel 2015 e è veramente una storia macabra e triste. Tra l'altro in questo video cercherò anche di un pochino ripercorrere la vita di questo Byron e spero di riuscire a fare chiarezza su questo caso. Questo è un caso che è stato trattato veramente in pochissime persone, forse perché è un caso abbastanza recente o forse perché non ci sono poi tante informazioni in inglese. E le informazioni che ho trovato, sono riuscito a trovarle in giapponese, soprattutto anche grazie a Claudia di Rome Tokyo One Way, che le ha gentilissimamente tradotte, anche perché io devo dire che tra università e mille lavori sto facendo veramente difficoltà a tradurre tutte queste notizie, però devo dire che ci scambiamo sempre un sacco di opinioni su questi casi e anche casi che ho trattato in precedenza. Mi piacerebbe proprio ritrattarli, perché adesso cerco comunque di prendermi molto più tempo e di andare proprio nelle viscere di ciascun caso. Detto ciò, io vi chiederei gentilissimamente di lasciare un mi piace o un commento, perché aiuta veramente tantissimo questo canale a essere indicizzato meglio. Quindi lasciate un mi piace e un commento se volete altri casi come questo. Vi ricordo inoltre che adesso sarò anche molto più presente su Facebook, quindi se volete andatevi ad iscrivere alla mia pagina, che cercherò di postare anche lì almeno 3-4 volte a settimana, quindi spero vi possa interessare. In ogni caso, adesso iniziamo con la storia di Byron. 13 di settembre 2015. Verso le 13 del pomeriggio, Byron si introduce nella proprietà di un uomo di 60 anni dicendo solamente le parole "keisatsu", ovvero polizia. A questo punto l'uomo, vedendo che Byron ripeteva solamente queste parole "polizia, polizia, polizia", si è insospettito, perché sembrava non dire altro, e quindi questo uomo nemmeno sapeva se questo Byron, vabbè, in quel momento lo sapeva, si chiamasse Byron, però, e questo uomo sessantenne non sapeva se l'uomo alla porta fosse veramente un poliziotto o anche solamente se sapesse parlare giapponese, perché l'unica cosa che diceva era solamente "polizia, polizia, polizia". Per questo motivo chiamerà le forze dell'ordine e segnalerà questo fatto. La polizia arriva nella proprietà di questo uomo e cercherà di parlare con Byron. I poliziotti chiederanno a Byron se fosse disposto a seguirli volontariamente alla caserma. Byron accetta, ma chiederà se prima fosse possibile per lui fumare una sigaretta. La polizia gli permette di accendere una sigaretta e nel mentre andrà a parlare con l'uomo sessantenne. Tuttavia Byron non accenderà mai quella sigaretta, ma anzi scapperà. La polizia cercherà di rincorrerlo e di fermarlo, ma senza successo. Byron era riuscito a depistare i poliziotti. Questi poliziotti si ritroveranno in mano solamente con il cellulare di Byron e il suo portafoglio, al che scelgono di telefonare a tutti i numeri che aveva in rubrica. Parleranno quindi con diversi amici di Byron, che diranno che nell'ultimo periodo questo Byron aveva iniziato ad assumere un comportamento piuttosto anomalo. Era come se fosse perseguitato da un'ansia, un'ansia che lo portava a avere sempre la paura che era come inseguito o perseguitato da qualcuno. Sembrava sempre nervoso e continuava a ripetere che qualcuno lo voleva uccidere. Diceva di essere inseguito da alcuni uomini dal completo elegante. Non so perché questo dettaglio mi ricorda molto Matrix, però magari sarà un po' il periodo. Però immaginatevi vivere in questo stato di ansia perenne. Questo fatto ricordatevelo, perché ci tornerà utile poi nella seconda parte del video, anche durante il processo. Nel mentre, alla stazione di polizia iniziano anche a arrivare tantissime telefonate di segnalazioni di uno straniero sui 30 anni dall'aspetto medio orientale, che o chiedeva soldi per strada oppure si era introdotto nelle loro dimore. Uno di loro ha detto che uno straniero era entrato appunto nella sua proprietà e mentre era lì a trafficare, diciamo, vicino al ripostiglio degli attrezzi, quando appunto questo uomo l'ha chiamato, questo Byron è scappato. La polizia decide quindi di mandare
incontrare diversi agenti alla ricerca di questo Byron e sceglieranno di utilizzare anche i cani poliziotto, che tuttavia perderanno la traccia o il sentore e quindi non riusciranno a portare a una cattura o ad un arresto. Spostiamoci adesso al giorno seguente. Byron si introdurrà nella casa dei coniugi Tasaki, una coppia di cinquantenni che all'arrivo di Byron sono stati entrambi fatti fuori da questo uomo. Byron ruberà anche degli oggetti di valore e i loro soldi che avevano in casa, berrà anche una birra che aveva trovato in frigo e si ciberà anche delle loro provviste. Prima di andarsene via, tuttavia, c'è stato un fatto veramente sconcertante, perché su una parete sembra che lui avesse scritto con del sangue delle lettere, delle incisioni, delle parole. Però non erano inscritte coi kanji o comunque caratteri giapponesi, erano parole proprio scritte con l'alfabeto che usiamo anche noi, quindi queste parole erano scritte su una parete della casa, appunto, con del sangue. Sangue appunto di questi due coniugi. I corpi dei due coniugi saranno ritrovati da una vicina di questa coppia, che andando a trovarli ritroverà i corpi. Successivamente Byron si dirigerà in una nuova casa, questa volta nella casa di Shiraishi, un 84enne. Anche questa donna, che viveva da sola, sarà vittima del suo delirio. Successivamente si dirigerà nella casa dei vicini di questa donna. E qua vi faccio vedere un'immagine in cui potete vedere un pochino tutti i suoi spostamenti. Come potete vedere sotto c'è la casa dei primi due coniugi, quelli 54enni, appunto Tasaki, che sono stati uccisi appunto il 14. Successivamente il 15 si è diretto a casa di questa Shiraishi, appunto questa donna che viveva da sola, durante il pomeriggio, e il giorno seguente, il 16, invece è andato a casa della famiglia Kato. Praticamente, allora, voi vedete che dal 13, appunto, quel pomeriggio, lui era scappato dalla polizia. Poi si è diretto fino giù a sud, fino a casa appunto dei coniugi Tasaki. Successivamente si è spostato a casa di Shiraishi e infine è andato dai vicini della casa di Shiraishi, appunto al punto 3, vedete che sono tutti numerati. In ogni caso, il 16 si è introdotto, come vi dicevo, a casa della famiglia Kato. Quando entrerà, lui troverà la moglie, la signora Kato, e l'aggredirà e la farà subito fuori. Questa donna, appunto, di soli 41 anni. Successivamente, quando hanno finito scuola, sono rientrate a casa anche le due bambine, che anch'esse hanno avuto la stessa fine. Prima è rientrata a casa Misaki, la primogenita di 10 anni, e successivamente Haruka di soli 7 anni. Non si sa per quale motivo, però Byron sceglie di rimanere ancora un po' all'interno di questa casa. Casualmente uno dei poliziotti che stava, insomma, perlustrando la zona per indagare sull'omicidio di Shiraishi andrà a bussare anche alla porta della famiglia Kato. Byron si sentiva assolutamente messo all'angolo dalla presenza della polizia. Decide quindi di correre al primo piano con due coltelli in mano e si affaccia dalla finestra. Sarà visto da passanti, dai residenti, oltre che dalla stessa polizia, mentre era affacciato appunto a questa finestra. E come potete immaginare, attorno a quella casa si creerà un grandissimo trambusto. E piccolo dettaglio, lui quando è andato al primo piano si è portato con sé anche due coltelli, uno che aveva preso dalla casa dei coniugi, i primi due coniugi che aveva fatto fuori, i Tasaki, e il secondo preso dalla casa della donna 84enne Shiraishi. Dopo 5 minuti comunque che era affacciato a questa finestra, l'uomo inizia a tagliarsi, a farsi delle ferite appunto utilizzando questi coltelli. Successivamente si fa il segno della croce e infine salta giù dalla finestra. Questo è il momento in cui questo uomo si è lanciato sulle pareti, anche inoltre potete vedere del sangue appunto perché si era tagliato. Byron cade e batte con violenza la testa, rimane incosciente ma non muore. Arriverà quindi l'ambulanza a portarlo subito in ospedale. Il 24 di settembre riprenderà conoscenza, dopo circa una settimana da quel fatto.
L'8 d'ottobre è stato dimesso dall'ospedale e, come potrete immaginare, è stato subito dichiarato sotto stato di arresto. Verrà svolta una perizia psichiatrica per determinare lo stato mentale di questo Byron. Sulla base di tale perizia è stato giudicato pienamente penalmente responsabile. Byron sarà accusato quindi di furto e omicidio, ricordiamo che nel giro di 3 giorni ha fatto fuori 6 vittime, e sarà quindi portato al tribunale di Saitama. Il pubblico ministero ha sostenuto che Byron avesse un pieno desiderio di uccidere, che aveva rubato soldi e oggetti di valore, che aveva provveduto ad occultare i cadaveri e a far sparire le tracce di sangue, quindi c'era comunque questo desiderio di non essere scoperto, diciamo, perché se una persona completamente folle, una volta che fa fuori una persona, certamente difficilmente penserà a nascondere i cadaveri o a pulire la scena del crimine. Diciamo che questi sono atteggiamenti che ci possono far pensare che magari Byron non che avesse premeditato questi crimini, ma perlomeno che fosse in qualche modo non completamente fuori di testa nel momento in cui ha agito in questo modo. Per questo motivo verrà chiesta la pena capitale. Il 9 marzo del 2018 il tribunale di Saitama accoglierà questa sentenza, dichiarando l'imputato affetto da schizofrenia ma penalmente responsabile, e verrà quindi confermata la pena di morte. A questo punto gli avvocati difensori faranno subito appello alla Corte Suprema di Tokyo, e il perno di questa controversia era proprio il fatto se fosse o meno responsabile, anche perché sia gli amici che sono stati chiamati, che anche la prima persona, quell'anziano signore di 60 anni, tutti avevano dichiarato che questo Byron sembrava in uno stato confusionale. Gli amici avevano detto che questo Byron aveva questa paura di essere ucciso, quella paura anche che ci fosse sempre della gente che lo seguisse o che lo stesse spiando. E per questo motivo la Corte Suprema di Tokyo stabilisce che la responsabilità non fosse sufficiente a causa dell'influenza appunto di questo stato, portato dalla schizofrenia, e per questo ne giustifica una diminuita capacità mentale. La Corte Suprema annullerà quindi la decisione del tribunale di Saitama e lo condannerà all'ergastolo. Quindi il 9 settembre 2020 la pena di morte è stata commutata in ergastolo e la polizia di Saitama non ha fatto appello a questa nuova sentenza, e per questo motivo è definitiva. Byron ha ucciso 6 persone, ma la domanda è: perché ha agito in questo modo? Per capire ciò dobbiamo assolutamente considerare chi era Byron e cosa lo ha portato ad agire in questo modo, se c'è una giustificazione, perché quando si tratta di crimini di questa gravità, come fare fuori appunto delle bambine di 10-7 anni, è difficile riuscire a giustificare dei comportamenti del genere, però in qualche modo possiamo un pochino capire le circostanze che hanno finito per portare questo uomo magari ad agire in questo modo. Non lo so, giudicate voi, io vi condivido la sua storia e sono davvero curioso di sapere la vostra opinione. Quindi a termine di questo video veramente lasciate un commento e voglio veramente sapere che cosa ne pensate anche voi. Byron è nato nella capitale del Perù nel 1975. Non abitava certo nel centro di questa città, ma nella periferia, in particolare nei sobborghi più poveri di Lima. Nella sua famiglia erano ben in 11, i 2 genitori e 9 figli, in questo stato veramente di estrema povertà, dove il padre, peraltro, era un alcolista e quando era sotto gli effetti dell'alcol non smetteva di picchiare madre e anche figli. La madre, tra l'altro, veniva umiliata dal padre in molteplici circostanze. La moglie, inoltre, era per giunta bipolare e quindi cambiava spesso il suo umore. Una delle sorelle maggiori di Byron ha una lunghissima storia di ricoveri in ospedale, anche lei per la schizofrenia. Un'altra sorella, purtroppo, si è tolta la vita a causa della depressione. Ma la cosa forse più scioccante di questa famiglia è sicuramente il fratello maggiore di Byron, tale Pedro Pablo Nakada Yudenya. Forse molti di voi non ne avranno mai sentito parlare, ma questo uomo è conosciuto come il peggior criminale della storia del crimine in Perù, anche conosciuto come l'apostolo della morte. Questo uomo dal gennaio 2005 al dicembre 2006, in circa 2 anni quindi, ha ucciso
ben 17 persone. Quando lo cattureranno dirà 25 persone. Io sono il pulitore, me lo ha ordinato il Signore. La valutazione psichiatrica di Pablo ha diagnosticato una psicosi da delirio paranoico. E ragazzi, questo è un caso veramente lungo e intricato, anche questo di Pablo. Se vi potesse interessare, sarei più che felice di parlare anche di questo caso, quindi fatemelo sapere che magari realizzerò anche questo video. Ma adesso torniamo a Byron. Uno dei dettagli che comunque diciamo lo collega anche al fratello è il suo cognome, infatti quel Nakada. Io quando ho visto quel Nakada, anche vedendo anche la fisionomia di questo uomo, ho pensato che magari fosse in parte giapponese, perché ci sono tantissime persone comunque nel Sud America, magari i figli di immigrati eccetera, che sono in parte giapponesi, e molto spesso quando avete delle vene, del sangue che vi scorre in parte giapponese, questo vi permette di fare domanda per alcuni visti speciali che vi possono garantire ottenere un visto in modo molto più facile. Quando ho visto quel Nakada io ero quasi convinto che questo Byron e anche tutta la sua famiglia fossero in parte giapponesi. In realtà non è così, anzi è stato proprio Pablo a organizzare il tutto per appunto per Byron e anche i fratelli di riuscire a trovare un modo, una specie di escamotage per farsi pagare e per farsi adottare da una famiglia dietro un compenso, immagino, e riuscire ad ottenere questi visti per Byron e per i suoi fratelli. Byron è arrivato in Giappone nel 2005 all'età di 20 anni. Come potrete immaginare, al suo arrivo in Giappone lui probabilmente sperava di trovare una vita migliore, e assieme a lui sono arrivati 3 o 4 altri suoi fratelli. Tuttavia è arrivato qui senza avere un'istruzione o un qualche tipo di titolo. Inoltre immaginatevi che si è trovato qui in un paese straniero con tutti questi problemi legati alla schizofrenia, e non poteva nemmeno vedere più che tanto i fratelli o le sorelle, perché tutti erano andati a vivere in zone diciamo piuttosto distanti dalla sua in Giappone. Sembra che fosse infatti una persona decisamente timida e che non riuscisse a instaurare dei rapporti sociali, tanto che al momento dei fatti erano già 10 anni che questo Byron viveva in Giappone, ma ancora non riusciva a parlare il giapponese. Anche durante il processo lui aveva sempre un auricolare in cui comunque c'era un traduttore simultaneo per tutta la durata del processo, e lui non riusciva o comunque non si è mai espresso in giapponese durante appunto tutta la durata del processo. Durante la sua permanenza in Giappone, appunto dal 2006 al 2015, prima appunto di questi fatti, ha sempre avuto dei lavori molto molto umili, e sembra che prima che scatenasse questa follia omicidia, già il 12 di settembre aveva chiamato la ditta dove lui lavorava dicendo che si licenziava, e anche lì ai colleghi aveva detto che lo stavano inseguendo, che lo volevano uccidere e che quindi doveva scomparire. Quindi, come potete capire, questa persona è una che di problemi ne aveva veramente tanti. Sembra che questo problema della sua malattia mentale, durante uno dei documentari che è stato realizzato, è stato detto che forse avesse anche una natura genetica, dal momento che alcune zie e zii soffrivano della sua stessa patologia. Inoltre ci sono stati anche vari esperti che hanno ipotizzato che forse questo Byron fosse stato in qualche modo influenzato dal fratello Pablo, aggravando quella che era già la sua situazione completamente instabile. Come vi dicevo prima, a Byron è stato dato appunto l'ergastolo, mentre al fratello Pablo, che ne uccise molti di più, sono stati dati solamente 35 anni, che ha scontato solamente in parte dal momento che in seguito è stato messo in un ospedale psichiatrico. È stato veramente un grandissimo scandalo, perché immaginatevi la gravità delle azioni che Pablo ha commesso, e vedere che è stato messo in un ospedale psichiatrico diciamo che ha fatto storcere non poco il naso a molte persone. In ogni caso, contro la sentenza appunto di questo Byron si è scagliato. La persona insomma che è stata più vocale, come potrete immaginare, è stato il marito della signora Kato, nonché padre di quelle due bambine che sono state
state fatte fuori. Questo signor Kato ha manifestato assolutamente il suo disdegno nei confronti della giustizia e ha ritenuto assolutamente ridicola la sentenza. Secondo il signor Kato, la giustizia dovrebbe pensare di più alle famiglie delle vittime. Il signor Kato ha anche sottolineato come nel processo d'appello molti dettagli di questi crimini siano stati omessi, dettagli veramente importanti che avrebbero decisamente aggravato la posizione di questo Byron, come ad esempio la violenza sul corpo della figlia più grande. E immaginatevi che durante il processo di Saitama, quindi prima di quello d'appello, il signor Kato ha anche chiesto a questo uomo perché avesse fatto questa violenza e Byron non ha mai risposto, anzi si è tolto il microfono e non ha mai dato una risposta del perché si fosse comportato in questo modo. Veramente che persona vigliacca, posso solo dire questo, perché abusare così di una bambina in quel modo è veramente disgustoso, e il non dare al padre di quest'ultima una spiegazione è veramente da egoisti, da vigliacchi, veramente da persone senza anima, secondo me, perché non posso pensare a... Io posso capire il background di questa persona, io posso capire che soffrisse di vari problemi, però non riesco a giustificare un comportamento del genere, cioè veramente. Byron si era avvalso appunto di un interprete, quindi lui capiva esattamente quello che il signor Kato gli stava chiedendo, ma ha scelto di togliersi le cuffie e di non rispondere. Sul corpo della figlia più grande, infatti, sulle braccia e sulle gambe c'erano tracce di una legatura con una sorta di spago, e inoltre aveva del nastro adesivo sulla bocca. Le aveva tolto i pantaloncini, poi le aveva tolto gli slip, ma non sfilandoli, glieli ha tagliati con un coltello, e su questi slip sono state rinvenute tracce di liquido seminale. Dopodiché gli ha rimesso un altro paio di pantaloncini, appunto dei pantaloncini a tre quarti. Non si sa se questo sia successo prima o dopo la morte. E in più anche un altro dettaglio che hanno sottolineato Kato e gli avvocati era come se questo Byron sapesse esattamente dove andare a colpire per far perdere la vita a queste vittime, senza considerare che in più, come vi ho detto anche prima, ha occultato i corpi. Per esempio, la signora Shiraishi l'aveva fatta fuori, poi aveva pulito la stanza dal sangue eccetera e l'aveva nascosta nella vasca da bagno al secondo piano. La moglie del signor Kato era stata nascosta in un armadio e le ha praticamente messo sopra una coperta e poi lo ha chiuso, e anche le due bambine sono state fatte fuori e poi portate nella cabina armadio al primo piano. Quindi, come potete immaginare, ci sono delle cose che, secondo appunto questi avvocati e il signor Kato, denotano una certa responsabilità, se vogliamo dire, perché se tu sei in preda alla follia, nel delirio, non dovresti pianificare o fare determinate azioni. In ogni caso, adesso sembra che il signor Kato si sia rassegnato e abbia accettato, diciamo, questo ergastolo, questa pena che questo Byron ora sta scontando. Tuttavia lui non ha mai smesso di battersi per poter dare la possibilità alle famiglie delle vittime di poter fare ricorso a determinate sentenze nel momento in cui la polizia, come in questo caso, sceglie di non farlo, perché in questo momento non è possibile. Il signor Kato si è anche scagliato contro la polizia dicendo che se loro solamente avessero fatto il loro lavoro e non se lo fossero fatti scappare il primo giorno, tutto questo si sarebbe potuto evitare. Anche se c'è da dire che inizialmente Byron non aveva commesso niente di più che una violazione di domicilio, era praticamente solamente entrato in una proprietà privata. Come poteva la polizia immaginarsi che di lì a poco questo uomo si sarebbe macchiato di questi crimini? Quindi, insomma, si può anche capire un po' il discorso della polizia, ok? Il signor Kato dice che, secondo lui, nel momento in cui sono stati rinvenuti i corpi uccisi dei primi due coniugi, con in più quelle scritte in una lingua straniera, la polizia avrebbe dovuto fare 2 più 2 e capire che quelle scritte erano state fatte proprio da questo Byron, e avrebbero dovuto fare una notifica agli abitanti e i residenti di quella città. Però anche lì la polizia ha detto: noi non è che lanciamo appelli così casuali, a meno che non siamo sicuri, perché insomma c'è da dire, effettivamente io posso capire la rabbia del signor Kato, però non è che puoi giudicare, sicuramente è stato lui dal momento che c'erano delle scritte in straniero, perché anche i giapponesi possono scrivere in straniero. Se voi vi ricordate, il famosissimo Boy E aveva firmato con quella parola school, anche sbagliando lo spelling, però capito, quindi non era una giustificazione, fosse scritto in un buon inglese o in una lingua, diciamo,
diciamo decifrabile, si poteva anche ipotizzare che magari non l'avesse scritta un giapponese, o se l'avesse scritta un giapponese che era stato all'estero, però solamente sulla base di scritte in straniero diciamo che non erano sufficienti per poter essere certi che erano state scritte proprio da Byron. Inoltre la polizia ha detto che non è che fanno questi appelli di continuo, questi appelli che comunque possono turbare la popolazione, e quindi hanno detto che lo fanno solo quando appunto sono al 100% certi o sono delle circostanze veramente particolari, anche perché se la polizia facesse troppi appelli probabilmente la gente smetterebbe di ascoltarli, e nel momento in cui succede qualcosa di veramente grave nessuno se ne turberebbe. La polizia ha detto che loro si sono comportati come da regole e che quindi purtroppo non hanno potuto fare di meglio. In ogni caso, 3 sono state le vittime e il signor Kato ha scelto di denunciare la polizia. Io qua non so se ha fatto bene o male, però effettivamente posso capire come si possa essere sentito, perché voi immaginatevi se la polizia probabilmente non si fosse fatto scappare questo uomo o avesse fatto in modo che venisse trovato 2 giorni prima dell'accaduto, nel momento in cui erano stati fatti fuori appunto i 2 coniugi, probabilmente lui vivrebbe ancora felice e contento con la sua famiglia. E lui ha chiesto un risarcimento danni pari a 500, quasi 600 mila dollari. Ancora in ogni caso non gli sono stati corrisposti e per ora non si sa se vincerà o meno questa causa. In ogni caso, questo era il caso di oggi. Io spero davvero che questo caso vi sia piaciuto. Sono veramente curioso di sentire la vostra opinione, perché è veramente uno di quei casi che può aprire un dibattito un po' per il background di questo uomo, che cosa pensate che lo abbia portato magari a compiere queste azioni, un po' anche per quanto riguarda la polizia, se secondo voi è responsabile o meno, o se secondo voi la polizia si sarebbe potuta muovere diversamente e magari questa strage si sarebbe potuta in parte evitare. Io ragazzi vi saluto e spero di vedervi presto a un nuovo video. Un ciao da Seba.